Grazie per esservi registrati a questa terza edizione del nostro webinar Manuali Digitali al Centro Ibrarico di Ravenna, nata per informare in particolare le persone che hanno dei problemi di salute e che hanno compreso, sono interessate al nostro nuovo metodo di fare medicina, la cosiddetta medicina personalizzata. È un metodo che mette insieme diverse prestazioni. Noi abbiamo 21 a disposizione, e le confezioniamo, tra virgolette, sulle esigenze degli utenti. Per comprendere le esigenze degli utenti, avete come strumento il nostro blog, l'indirizzo www.iperbaricoravennablog.it, nel quale potete presentare le vostre domande, e al quale noi, tutto lo staff del Centro Iperbarico di Ravenna, oramai siamo 70 collaboratori, rispondiamo con molta gioia. E poi periodicamente organizziamo queste riunioni nel web per poterci praticamente confrontare e avere un contatto diretto con voi che sono certo di sarà sicuramente utile. Oggi parliamo di un argomento di estremo interesse, quello delle ulcere vascolari. E ne parliamo perché presso il Centro Iperbarico di Ravenna ha sede il Centro Cura Ferite difficili. Cosa si intende per ferite difficili? Si intendono quelle ferite, quelle piaghe della pelle, che non riescono a guarire nonostante i migliori tentativi con le cure tradizionali, che sono le medicazioni e altre tecniche. Il Centro Iperbarico di Ravenna, in questo senso, è, secondo la classificazione dell'Associazione Italiana Ulcere Cutanee, AIUC, è un centro di riferimento vulnologico, vulnus dal latino significa ferita, centro vulnologico di riferimento territoriale. Quindi non abbiamo ricovero, abbiamo una serie di strutture che ci permettono di ospitare le persone che sono parzialmente autosufficienti ed è operativo dalla mattina alla sera per la gestione delle ulcere difficili. Il primo caso, cioè questo è un caso che vi faccio vedere, per farvi capire qual è il nostro obiettivo. Abbiamo in mente questo signore che veniva dall'Abruzzo, di 68 anni, affetto da diabete, non insulino dipendente, ma che per correggere il diabete utilizzava anche l'insulina, iperteso, con un'insufficienza venosa cronica, quindi problemi alla circolazione venosa delle gambe, e anche con un'insufficienza renale cronica perché aveva il diabete aveva già interessato e rovinato il rene. E viene stata diagnosticata con un'ulcera vasculitica. Che significa ulcera vasculitica? Sono quelle ulcere dovute su una base reumatica dove c'è una forte infiammazione nell'organismo, nell'ambito della quale i globuli bianchi, il nostro sistema difensivo, è abbastanza arrabbiato. E i globuli bianchi diventano come dei polipi, aderiscono alla parete dei vasi sanguigni e li mangiucchiano. Per cui vasculite, vascu sta per vaso, lite sta per infiammazione. Quindi ci sono i globuli bianchi arrabbiati che mangiucchiano i vasi sanguigni e proprio si vede l'immagine della ferita ai bordi come se fosse un ustione, c'è qualcosa che tende ad allargarsi, è rossa, infiammata, in continua evoluzione. Sono estremamente dolorose. Ecco, vedete che con il nostro percorso, quello che è il percorso proposto dal Centro Cura per i Difficili di Ravenna e che adesso vi presenterò, abbiamo avuto già dei buoni risultati a metà del trattamento per poi arrivare alla guarigione completa in 4 mesi. Non è un solo caso. Noi abbiamo una grande esperienza oramai nel mondo delle ferite difficili. Abbiamo iniziato 10 anni fa e nel 2004 e l'anno scorso, quindi nel solo 2013, abbiamo trattato quasi 400 pazienti per un totale di 32.000 prestazioni. La maggior parte dei pazienti naturalmente sono della nostra area, quindi della Romagna, però abbiamo un 20% di pazienti provenienti da tutta Italia, che è in costante aumento.
perché vengono a Ravenna anche persone di Roma, del sud Italia, del nord, di Brescia, di Milano, perché a Ravenna abbiamo la possibilità di avere, come dicevo, 21 prestazioni e altrettanti specialisti che parlano lo stesso linguaggio, che quindi si confrontano costantemente e qui, ed è possibile nell'arco di un paio di settimane far sì che la giornata sia sfruttata pienamente, erogando tutto ciò che serve per raggiungere l'obiettivo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di accelerare e favorire la giusta guarigione delle ferite. Nel 2013, di cui quasi 400 pazienti che abbiamo trattato, un po' meno della metà erano dovute a traumi di diverso tipo. L'altra metà erano delle ulcere di tipo vascolare o su base venosa, prevalentemente, con anche problemi di edema, di gonfiore agli arti inferiori, oppure miste, cioè un po' non funzionava la circolazione arteriosa, quella che porta ossigeno in periferia, e un po' non funzionava la circolazione venosa, cioè il ritorno del sangue dalla periferia verso il cuore. Un altro 15% erano ulcere di tipo reumatico, cioè quelle che ho appena descritto, dove c'è il globulo bianco, il sistema di difesa arrabbiato con l'organismo stesso. E quali sono stati i risultati? Su queste ulcere abbiamo trattato nel 2013 questi 400 pazienti, la maggior parte, ma intendo intorno all'85-90%, è guarito in 3 mesi. Lì vedete un meccanismo, un grafico a bande, e il rosso è completamente guarito, il verde la ferita è fortemente migliorata, significa che è ridotta a meno della metà, e il successo, o almeno ovviamente se per noi l'abbiamo detto stazionario, cioè che è rimasto più o meno come era all'inizio, è estremamente scarso, cioè sono pochi casi che hanno avuto un basso risultato. Dove c'è di più da stare attenti è sulle ulcere arteriose, quelle dovute a un scarso arrivo di sangue in periferia, ed è anche logico perché in questo tipo di ulcere è necessario riportare il sangue, quindi sono ulcere che guariscono soltanto laddove è possibile la chirurgia vascolare, per ripristinare il flusso di sangue in periferia. Altrimenti tutte le altre tecniche sono molto poco efficaci. I percorsi che noi abbiamo disegnato dei percorsi che sono condivisi da tutto il personale, dallo staff, sono per le ulcere traumatiche, l'eromatico e l'infiammazione del globulo bianco e del polipetto, delle ulcere miste, cioè sia arteriose che venose, quelle venose che sono buona parte di quelle che trattiamo, le ulcere da pressione sono quei pazienti costretti a star seduti o a letto per incidenti o perché sono paraplegici o perché anziani, e la pressione, l'appoggio del corpo su una superficie alla lunga determina un'ulcerazione. E le ulcere arteriose sono quelle che vi ho appena descritto, dovute alla carenza di circolazione. Quando dico che il nostro obiettivo è facilitare, accelerare la guarigione e portare l'ente a raggiungere il miglior risultato nel più breve tempo possibile, devo avere un parametro di riferimento. E il parametro di riferimento è descritto nella letteratura, cioè i ricercatori di tutto il mondo hanno osservato quello che succedeva e a secondo del tipo di ulcera, associando un parametro che è di quanto si riduce la superficie dell'ulcera in un determinato periodo di tempo, io posso già prevedere in quanto tempo totale si chiuderà la ferita. Per esempio, nell'ulcera venosa, se io dopo un mese che ho iniziato il trattamento la ferita si è ridotta di un terzo, del 30%, io so che praticamente il paziente guarirà completamente in 24 settimane, cioè in 6 mesi, e così via a seconda del tipo delle altre ulcere. Noi abbiamo
preferito adottare verso il centro cura per i difficili di Ravenna uno schema unico per cui misuriamo con un dispositivo elettronico, abbiamo un foglio trasparente, un lucido, su che appoggiamo sulla ferita, disegniamo il contorno, questo foglio lucido ha una parte sporca che viene eliminata, la parte pulita viene messa su una tavoletta elettronica, si ricalca con una pennina elettronica il bordo di questa ferita e il computerino dà la superficie reale della ferita. Dopo 4 settimane di cure adeguate con medicazioni prevalentemente, si rifà la misurazione e se c'è stato un miglioramento della ferita di oltre il 40%, facciamo un esempio, all'inizio era 10 cm quadri, dopo 4 settimane si riduce a 6 cm quadri, sappiamo che possiamo garantire al paziente e ai suoi parenti che a distanza di 3 mesi dal momento della presa in carico il paziente sarà guarito. Se invece il miglioramento è più lento rispetto a quello che vi ho detto, noi abbiamo nello scaffale altre tecniche per poter lavorare. Questo è un metodo che noi abbiamo per individuare subito i casi difficili. So che tra di voi che mi state seguendo ci sono dei pazienti a cui va tutta la mia massima attenzione, sto cercando di essere il più chiaro possibile, e anche dei colleghi. Permettetemi, cari pazienti, di presentare per lo più ai dottori e agli infermieri che ci seguono qual è il nostro sistema di valutazione e quindi vi do una piccola pausa per il vostro caffè. Quello che noi andiamo a vedere è sono una serie di parametri che riportiamo in una scheda. Sono due paginette ma molto dense di dati. Vi ho riportato un blocco della nostra scheda. Quindi qui abbiamo la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la glicemia, in questo caso è il rosso perché il paziente in esame era diabetico, l'emoglobina che è in questo caso un po' bassa. Tenete presente che l'emoglobina è il trasportatore dell'ossigeno e quando è basso significa che nel sangue c'è poco ossigeno, cosiddetta anemia. Come si fa a passare dal numero dell'emoglobina alla quantità di ossigeno nel sangue? È molto semplice. Se voi prendete i vostri esami del sangue e guardate il valore dell'emoglobina, in questo caso 11, lo moltiplicate per 1,35, quindi verrebbe quasi 15, che cosa? Sono i millilitri di ossigeno, quindi immaginate una siringa da 20 cc, questo signore ha 15 cc di ossigeno, per 100 grammi di tessuto, immaginate una fettina di carne da 100 grammi, per minuto. Naturalmente, qualora la persona respiri bene, quindi abbia una saturazione, cioè se respirasse una maschera, deve respirare quasi il 100% di ossigeno. Poi noi misuriamo la pressione del sangue anche alla caviglia, alla gamba. Questo signore aveva al braccio una pressione di 130 mmHg e alla gamba 160. Se alla gamba arriva più sangue rispetto al braccio, vuol dire che i vasi sanguigni sono rigidi. Avete presente le tubazioni per esempio, una lavatrice? Quando c'è dentro del calcare, i tubi diventano ostruiti e l'acqua passa più velocemente fin quando poi il tubo non si chiude completamente. Non è un bene, perché se il flusso è troppo veloce, non riesce a irrorare la parte terminale del piede. Immaginate una canna dell'acqua con la quale state innaffiando un giardino, se la schiacciate il flusso arriva lontano ma non bagna ciò che c'è vicino ai vostri piedi. Abbiamo pure una macchina che è quello che ho appena detto, si chiama Ankle Brachial Index, cioè il rapporto tra la caviglia ankle e il braccio brachial. Deve essere intorno a 1, non va bene che sia maggiore di 1 come in questo caso, ed è molto critico quando è inferiore al 45%. Il L'altro parametro che misuriamo è quanto ossigeno c'è nel piede.
io so quanto ne entra, posso misurarlo, abbiamo un sensore. Questo signore aveva 30 mm di mercurio di ossigeno, la persona normale ha un valore che va da 40 mm di mercurio in su. Sotto 20 mm di mercurio è sicuramente molto grave, immediatamente il paziente deve essere visto dal chirurgo vascolare, tra 20 e 40 è una zona critica dove noi interveniamo con l'ossigeno iperbarico. Poi abbiamo un test molto importante di cui siamo orgogliosi per il centro iperbarico di Ravenna. Si chiama Laser Doppler Flussimetria e permette di valutare una serie di informazioni. Il primo, ve l'ho detto, è l'ancor brachial index, il rapporto tra la caviglia e il braccio, e deve essere superiore al 45%. L'ossimetria ve ne ho parlato, deve essere superiore a 40 mm di mercurio. E se le cose non vanno tanto bene, abbiamo anche l'opportunità di fare un test in camera iperbarica, perché se io do tanto ossigeno, me ne aspetto altrettanto tanto all'interno del piede. Se questo non accade, il problema necessita della chirurgia vascolare. Poi abbiamo ovviamente la macchina Laser Doppler Flussimetria, che fa il rapporto tra il primo dito del piede, cosiddetto alluce, e il braccio è molto utile nel paziente diabetico, perché nel paziente diabetico c'è un'alterazione del piccolo circolo del piede, quindi non ha senso misurarlo alla caviglia, alla pressione, bisogna misurarla nel dito del piede. Quando il rapporto tra il dito del piede e il braccio è superiore al 20%, possiamo stare abbastanza tranquilli. Sotto questo valore il sangue non arriva nel dito del piede. Poi abbiamo un test con un piccolo bracciale attorno al primo dito del piede, all'alluce, lo schiacciamo per 3 minuti e rilasciamo all'improvviso. Io mi aspetto che quando rilascio la pressione arrivi molto sangue. Se questo non accade, vuol dire che i vasi sanguigni purtroppo oramai sono cotti, sono andati e la possibilità di guarire è molto scarsa. Poi andiamo anche a vedere se i nervi che comandano il piede sono ancora buoni. Come facciamo? Riscaldiamo questo bracciale sul primo dito del piede, quindi sull'alluce, e io mi aspetto che arrivi più sangue. Poi all'improvviso abbasso il piede e mi aspetto per una sorta di riflesso che arrivi meno sangue. Se queste cose non accadono, vuol dire che il nervo è lesionato e si parla di neuropatia periferica. Quindi oltre che ad aggiustare la circolazione, devo anche aggiustare l'impulso elettrico. Ecco, questi dati mi servivano per farvi capire che presso il centro cura per i difficili di Ravenna, noi abbiamo degli strumenti molto avanzati che ci permettono di capire bene l'entità del problema e dove agire, sia che problema sia su base vascolare che su base neurologica. Le informazioni che vi ho detto sono patrimonio di tutti i 70 collaboratori del centro. E come agiamo? La camera iperbarica è un mezzo molto potente per ossigenare i tessuti, ma in particolare produrre una sostanza che si chiama monossido di azoto, è un gas costituito da azoto e ossigeno che ha una serie di proprietà. Inizialmente toglie l'infezione e l'infiammazione, fa calmare quei globuli bianchi, quei polipetti, tornano ad essere come delle gelatine, quelle gommine che piacciono tanto ai bambini, incapaci di mangiucchiare i vasi sanguigni. Seconda fase, stimola la formazione di nuovi vasi sanguigni, va proprio a richiamare dal midollo le vostre cellule staminali, sono le cellule che possono diventare tutto, dicendogli di diventare cellule dei vasi sanguigni e di andare laddove c'è il danno. In più facilita la riparazione della nuova pelle. Quando il buco è grosso, come nelle ucce della pressione, noi per facilitare il fatto che si riempia, utilizziamo una tecnica che si chiama terapia a pressione negativa. Cioè cosa facciamo? C'è una spugna o una garza, viene ovviamente chiusa con una pellicola Thermotompact, e c'è una pompa che il paziente porta con sé in un'altra colla,
e che tutto il giorno aspira continuamente. Questo rimuove i microbi, rimuove praticamente le sostanze tossiche che fanno arrabbiare i corpi bianchi e promuove l'arrivo di nuovo sangue, ossigeno e riparare, fa riparare le ferite più velocemente e meglio. Si abbina molto bene all'iperbarica, abbiamo risultati veramente ottimali abbinando le due tecniche. Se il problema è il nervo, o anche se non lo è, noi adoriamo molto questa tecnica. È un computer che stimola il nervo con una modulazione ritmica di frequenze, cioè sono frequenze che vanno da un hertz e un kilohertz, molto rapidamente, piccoli impulsi elettrici, che danno il comando alle cellule nervose di produrre sempre quel gas che vi ho detto, il monossido di azoto, e così facendo, in particolare serve per rimuovere il dolore, perché la prima regola in medicina è togliere il dolore, e seconda cosa, favorire la formazione di nuovi vasi sanguigni e la riparazione della ferita in un tempo più rapido. Qualora arriviamo dopo 4 settimane, che la ferita proprio non ne vuole sapere di guarire, allora a questo punto abbiamo una tecnica molto innovativa, si chiama medicina rigenerativa, cioè per rigenerare il tessuto. Facciamo una pulizia della ferita attraverso un idrobisturi, è una macchina che prende una soluzione fisiologica dell'acqua, la polverizza, la micronizza, con questo bisturi ad acqua la ferita viene pulita in modo che sia pronta a ricevere il nuovo medicamento e poi prendiamo un mix, cioè una miscela di plasma che è quella parte bianca del sangue, quella che quando ci facciamo, ci sbucciamo, a volte c'è quel gemizio biancastro, quello si chiama plasma. Viene, le banche del sangue ormai lo offrono come un prodotto terapeutico che, debitamente attivato con della fibrina, diventa una pappina. Si chiama gel piastrinico, quindi plasma che è ricco di piastrine e fattori di crescita, attivato diventa gel piastrinico, viene sagomato sulla ferita e questo permette di accelerare fortemente la crescita dei tessuti danneggiati. Quando lo applichiamo? All'inizio, che vediamo il paziente, qualora ci sono dei fattori che ci fanno capire che il paziente non guarirà, per esempio i forti fumatori, quelli che hanno problemi di fegato, malattie aromatiche, problemi di circolazione. Oppure lo applichiamo dopo 4 settimane di normali medicazioni, quando la superficie dell'ulcera non si è ridotta nel valore che noi desideravamo. Allora, per dargli un'accelerata, utilizziamo questo PRP o gel piastrinico. E se la situazione proprio non ne vuole sapere, cioè la ferita è ferma, a volte io ricevo domande, sono anni che non vado avanti, bene, sempre dopo 4 settimane la ferita è rimasta ferma o migliorata di poco, un 10-20%, abbiamo in sede il chirurgo plastico che valuta la situazione e decide se applicare degli innesti. L'innesto può essere eterologo, cioè viene dalla fabbrica ed è fatto da tessuti degli animali, oppure dallo stesso paziente, si chiama innesto autologo, e diciamo è più resistente, perché il nesso eterologo viene poi attaccato dopo un po', funziona come una protezione che dura una settimana, 10 giorni, però dopo bisogna rimetterla, bene invece l'innesto autologo potrebbe attecchire. Ma non tutti vogliono che venga preso un pezzo dalla propria pelle per metterla in un'altra sede, creando comunque una ferita nel sito donatore. Allora abbiamo anche l'opportunità di utilizzare la cute appunto di donatore. Sapete, ci sono i trapianti di organo e anche la pelle è un organo. Quindi noi abbiamo una convenzione con la banca della pelle di Cesena, diretta dal dottor Davide Melandri, la quale compriamo dei centimetri di pelle e applichiamo sulla ferita. Ed è più resistente dell'innesto eterologo, quello che arriva dagli animali. Comunque, il chirurgo plastico che vi ascolta e insieme a voi decide, rappresentando una bilancia decisionale per e contro, quale tecnica utilizzare. Ma funziona tutto questo percorso che ho detto? Sì.
Nei primi 3 anni che abbiamo lavorato, quindi dal 2000 al 2014, prima ancora di partire, abbiamo analizzato qual era il numero dei pazienti che venivano ricoverati in ospedale a Ravenna, nella Romagna e in Emilia Romagna, rispetto a quello che succedeva in Italia, per capire se il nostro percorso ci dà una differenza. E vedete che la barra blu, che è quella di Ravenna, ha fatto sì che col passare degli anni il numero dei ricoverati in ospedale per questa patologia si è sempre progressivamente di più ridotto rispetto a quello che accadeva nella Romagna, quindi nello stesso territorio per cui i pazienti sono sempre quelli, e nell'Italia, Emilia Romagna ed Italia. Quindi il percorso permette di ridurre il ricovero in ospedale e principalmente permette di non far perdere tempo ai parenti nell'accompagnare il paziente malato infortunato in giro, cioè avere la certezza di avere una struttura dove il paziente viene preso in carico in maniera ambulatoriale, gestito per il tempo necessario per ottenere un ottimo risultato, in genere con un accesso per settimana, una sola volta per settimana, per 3 mesi, quindi una media di 12-15 accessi. In conclusione, quello che abbiamo visto è che abbinando più tecniche, la cosiddetta medicina personalizzata, quindi non è sempre uguale per tutti, caso per caso decide quello che serve, noi però abbiamo 21 tecniche nel nostro scaffale, abbinandole riusciamo a migliorare l'efficacia clinica, cioè la guarigione in maniera ottimale, cioè che duri nel tempo, una guarigione che duri poco e poi si ricomincia da capo, e questo ottimizzando anche i costi e le risorse. Troverete questa presentazione all'interno del nostro blog, che vi ripeto è www.iperbaricoravennablog.it, dove potete anche approfondire quelle domande. Grazie per questa prima parte dell'ascolto. E adesso incominciamo a rispondere ai quesiti che ci sono arrivati. Comincio con il quesito che ci ha posto Francesco, il quale ha delle ulcere sin dal 1988, quindi tanto tempo fa. Erano state prima diagnosticate come morbo di Bürger. Che cos'è morbo di Bürger? Si chiama anche tromboangioide obliterante, quindi è obliterante, capite, qualcosa che chiude. Trombo è un trombo, angioite i vasi sanguigni delle estremità, sia delle mani che dei piedi. I venti vengono chiusi, non circola più il sangue e fa un gran male. E per lo più tipica dei maschietti ed è fortemente legata con il fumo di sigaretta. Poi dopo di che gli hanno anche trovato una insufficienza venosa grave, cioè quindi non circolava il sangue venoso, quello che dalle gambe torna verso il cuore, per cui arrivava poco sangue nella periferia, nelle dita, e faceva fatica a tornare indietro perché le gambe si gonfiavano. Cosa è successo? Che la lesione è un misto, perché la lesione era piede di sinistra e le ulcere invece di tipo venoso sono per lo più nella gamba, non nel piede. E aveva poi la gamba destra che era nera. Perché era nera? Quando il sangue ristagna e non torna indietro, dopo un po' praticamente si rompe, nel senso il globulo rosso è pieno di ferro. Quando rimane fermo per un po' di tempo, si distrugge, il ferro si deposita nei tessuti e si arrugginisce, tra virgolette. E quindi, come tutta la ruggine, diventa rosso-nero, la gamba diventa nera. Siccome aveva molto dolore, gli hanno proposto le tecniche di controllo del dolore, ma anche abbastanza avanzate, perché ha fatto un intervento per tagliare dei nervi che arrivano dal midollo verso la gamba, si chiama ganglectomia lombare, da tutti e due lati, con la speranza che questo togliesse il dolore e facesse arrivare più sangue nelle gambe. Poi non ha funzionato bene, gli hanno messo anche un dispositivo elettrico che dava degli impulsi per ridurre il dolore. Ma comunque continuava questo gran dolore, allora si sono concentrati sul problema delle vene e gli hanno asportato le vene della gamba di sinistra. Ecco, qui diciamo,
Prima dicevo che la gamba nera era a destra e invece l'intervento è stato fatto a sinistra. Vuol dire che proprio era una situazione abbastanza complicata dove si coesistevano le due malattie, quella del reumatico, dove i globuli bianchi, il mangiucchio, fanno i trombi nelle piccole dita dei piedi, e l'insufficienza venosa nelle gambe, di tutti e due lati. Ha fatto un gambaletto per controllare, per sgonfiare le gambe, un gambaletto con delle garze medicate con una sostanza che si chiama ossido di zinco, che serve per togliere l'infiammazione e sgonfiare la gamba. E questo gli ha portato un giovamento. È la tecnica principale che noi utilizziamo qui al Centro Cura Piedi Difficile. Ne facciamo migliaia di questi gambaletti. Purtroppo, ovviamente, non ha avuto nessun miglioramento e continuavano le notti insonne e la disperazione sia per lui che per la sua compagna di vita. Gli è stata proposta anche la cambio erbarica, ma non è riuscita a farla perché aveva un problema di compensazione all'orecchio. Cambio erbarica è come andare o sott'acqua oppure, per farci immaginare per voi, in montagna, in aereo, cioè si chiude l'orecchio. Bisogna soffiare nel naso per poter aprire l'orecchio. E qui, diciamo, niente, il Vega sarebbe stato molto utile e sinceramente consiglio che tu vada da un otorino, per lo più presso un centro termale, perché banalmente ci può essere appena un filino di catarro all'interno dell'orecchio, ma nella parte che va dal naso verso l'orecchio, si chiama tuba, e loro con un po' di insufflazione di acqua termale che contiene dello zolfo riescono a sfiammarti questa tuba e tu dopo riesci a compensare in camera tranquillamente e ti avvantaggi di questa terapia potentissima. Cos'altro dirti del tuo caso? Non mi ha detto se hai smesso di fumare, perché se tu non avessi smesso di fumare, qualsiasi altra terapia è completamente inutile. Hanno provato in tutti i modi, ma hanno dimostrato che il morbo di Burger è fortemente correlato con il fumo. Se non lo sospendi è difficile andare avanti. Qualora tu fossi stato bravo e avessi sospeso il fumo, allora la cosa più importante è che tu ti affidi a un bravo reumatologo per tenere sotto controllo i globuli bianchi in modo che non si arrabbino, come ho detto prima. E dopodiché, per insufficienza venosa, attenzione adesso all'arrivo dell'estate, perché con il caldo si gonfiano le gambe. Quindi dobbiamo vedere le vene, se è possibile sgonfiarle utilizzando un bendaggio leggerissimo, si chiama soft, leggero, in modo da sgonfiare. Poi, dopodiché, come hai già fatto quello con la benda di zinco, dopodiché tu devi cercare di camminare controllando il dolore, e su questo ci sono farmaci da prendere per bocca, come l'ossicodone, che è un leggero morfinico, in modo da permettere che togliendo il dolore tu possa camminare. Se non facciamo questo, è un cane che si morde la coda, dolore, non cammini, gamba si gonfia e peggiora la situazione. Quindi, riassumendo per il tuo caso, Francesco, devi smettere di fumare se non l'hai già fatto, è la condizione sine qua non per guarire. Dopodiché, devi togliere il dolore utilizzando l'ossicodone e, tolto il dolore, incominci a camminare utilizzando questi bendaggi all'ossido di zinco, e fatti vedere da un reumatologo per il controllo dell'infiammazione. Per avere un maggiore dettaglio, chiama al centro ibernico di Ravenna, telefono è 05 44 500 152, in modo che sarai in grado di darti dei dettagli più precisi. Poi abbiamo Nicola. Nicola ha 62 anni e ha delle ulcere dal 1999, anche lui sono ulcere molto datate, e sono definite come ulcere arteriose, cioè lui non arriva il sangue alla periferia. Sono le ulcere più difficili da guarire, come dicevo, necessitano sicuramente della valutazione di un chirurgo vascolare per vedere se è possibile ripristinare il flusso del sangue in periferia. Ultimamente lui lamenta degli edemi importanti, cioè si gonfiano le gambe, che gli hanno correlato col fatto che c'è una cardiopatia dilatativa, cioè la pompa del cuore non è più efficiente e quindi il sangue ristagna nella periferia. Questo non gli permette a lui di riposare a letto e quando ovviamente le gambe sono gonfie ha un dolore a fitta continuo. È
questo già per me è importante perché quando la gamba è gonfia viene stirata il margine della ferita, la ferita sembra più grande e quindi bisogna gonfiare le gambe per far riavvicinare il bordo della ferita. Dopodiché impari il dolore a fitte. Il dolore a fitte è spesso correlato con l'infezione. Noi l'infezione la riconosciamo perché attorno alla ferita contiamo quanti centimetri di rossore ci sono. Fino a 1 centimetro di rossore attorno alla ferita, facciamo solo un po' di pulizia della lesione, senza dare panaci. Da 1 centimetro a 5 centimetri attorno alla ferita, abbiniamo un paio di antibiotici, tipo un chinolonico come il ciproxin e un farmaco ad ampio spettro come l'agomantina. E poi dopo, oltre 5 centimetri, allora la situazione è grave, interveniamo con una chirurgia, cioè bisogna aprire la ferita e pulirla bene. Ma a volte non si vede il rossore attorno alla ferita, perché l'infezione è profonda, sotto la fascia muscolare. E in quel caso si vede attorno alla ferita delle piccole macchioline nere, si chiamano satelliti. Questo diciamo, mi viene per dirti che non è detto che tu veda una situazione di infiammazione, cioè rosso, caldo, brutto. Potrebbe essere un'infezione profonda. Dolore a fitta è tipico dell'infezione. Quindi mi raccomando, fatti controllare dal tuo medico o da un infettivologo per capire bene se c'è questa infezione e curandola con gli antibiotici si ridurrebbe il tuo dolore. Poi dice che ha fatto un Doppler delle gambe che per quanto riguarda la parte arteriosa non ha visto problemi, per la parte venosa invece c'è qualche difficoltà. E allora a questo punto mi viene da dire, mi raccomando, cura la infezione e dopodiché per ridurre il dolore, per favorire lo scarico del sangue venoso assolutamente devi camminare. Quindi usa un qualcosa per togliere il dolore, visto che ha già utilizzato i normali farmaci antidolorifici come il paracetamolo, la tachipirina, il proflavagan, più il tramadolo dolce, il livello successivo, come ho detto all'amico di prima, è l'ossicodone, la morfina per bocca. Una volta risolto il problema del dolore, devi assolutamente camminare e tenere le gambe un po' sollevate. Anche tu, per un maggior approfondimento sulla gravità della tua lesione, e per le cure personalizzate, contatta il 0544 500 152. Poi abbiamo Vincenzo. Vincenzo ha 34 anni, quindi merita la massima attenzione per il fatto che ha una giovane età e ha delle problematiche molto grosse che gli alterano la qualità della vita. È bilecco. Ed ha preso contatto con delle persone che io stimo moltissimo, quindi già incomincio questa chiacchierata dicendoti che sei in buone, in ottime mani. Sono stato visto dal dottor Roberto Brambilla dell'Istituto Zucchi di Monza, ovviamente citarlo perché lo considero un'eminenza, cioè una persona molto autorevole nel nostro settore, e quindi già ti direi di continuare a farti seguire da Roberto, dal dottor Brambilla. Poi cerco in contatto con il professor Paolo Zambon dell'Università di Ferrara, il numero per prenotare le visite con lui è il 0532 23 65 24. So che il professore è molto impegnato, ma ha un gruppo di collaboratori, diciamo proprio Centro per le Malattie Vascolari, che ha rinomanza a livello internazionale. Quindi i contatti che tu già hai e che vuoi prendere sono di ottimo livello. Ti dico quello che ne penso io. Tu hai un'ulcera a livello del malleolo della gamba, cioè quindi al terzo inferiore della gamba, che è tipico dell'ulcera venosa. Devono essere sulla parte in genere interna della gamba, misura ovviamente col palmo della mano, ogni palmo della mano ci sono delle vene che dalla parte interna del circolo profondo cercano di portare il sangue venoso verso l'esterno, il circolo superficiale. In corrispondenza di queste vene che si chiamano perforanti, a volte si formano delle ulcere. Per cui già immagino la posizione della tua ulcera vicino al malleo, terzo inferiore della gamba, lato interno, che sia una venosa con qualche problema di una vena perforante.
Dopodiché dici che si fanno delle piccole crosticine, piccoli punti come del sangue raffermo, poi si forma la crosticina e si apre. Esattamente quello che fa l'uscita venosa perché ristagnando il sangue si rompono i globuli rossi, il ferro rimane via, il ferro brucia, quindi bruciando fa un ustione, tra virgolette, della pelle e quindi diventa nera, crosticina e così va. Il problema è che queste ulcere riescono a guarire soltanto con un bendaggio molto forte, una classe 3, che significa classe 3. I bendaggi, le bende vanno a classi, si intende come pressione che bisogna esercitare per far tornare il sangue verso la superficie. Il bendaggio, mi raccomando, è una tecnica molto importante, bisogna che ovviamente venga fatto da persone qualificate. I nostri infermieri hanno fatto dei master, delle scuole per questo tecnico di bendaggio. E la classe 3 che tu utilizzi significa che si esercita una pressione da 36 a 46 mm mercurio. La pressione viene esercitata col tipo di gas che si utilizza, il numero dei giri, come vengono sovrapposti un giro all'altro e la tecnica che può essere un bendaggio che tu la sera rimuovi per andare a letto o un bendaggio rigido fisso che utilizzi anche quando cammini, dipende dal tipo di problema. Quindi utilizzando questo bendaggio di classe 3 su 4, quindi abbastanza importante, vai meglio, che già fa pensare che c'è qualcosa di grave nelle vene, e mi dice un'altra cosa che per me è ovvia, si formano di estate, perché in estate col caldo il sangue tende a ristagnare di più negli arti in periferia, c'è una dilatazione col caldo delle vene e il sangue precipita giù. Non ci sono delle valvole di non ritorno che sono rotte e quindi il sangue ristagna lì, il ferro esce fuori e si riformano le ucce. Hanno fatto un ecodopler che dice che va bene, mi dice che va bene, però sicuramente il doppler venoso deve dimostrare che c'è qualche difficoltà. E poi ti hanno fatto anche una biopsia per evitare che fosse qualche altra malattia. Per fortuna è negativa, quindi mi concentrerei sulla giusta, che la diagnosi sia giusta e c'è un'uscita venosa abbastanza grave. Poi cosa devi fare, mi chiedi? Sicuramente appena dopo l'estate un bravo chirurgo vascolare deve decidere se puoi essere operato per aggiustare le vene, se c'è quella perforante che ti ho detto. Per fare di Pocket bisogna chiuderla. Se le vene superficiali sono alterate bisogna agire chirurgicamente. Se invece il problema fosse nell'autostrada, nelle vene profonde, pu puoi fare poco. Cioè lì non si fa intervento, se no, o meglio si fa ma è complicato, bisogna costruire le valvole. E allora l'unica terapia sarebbe il bendaggio. Tu dici che quest'estate farai fatica a portare belle bende, ha ragione, però se la diagnosi fosse di un'insufficienza venosa profonda, quella non operabile, il bendaggio è l'unica soluzione. Anche qui, previo appuntamento con la nostra segreteria al 0544 500 152, se potremo essere in grado di darti una diagnosi più personalizzata e magari farti vedere dai nostri chirurghi vascolari. Poi abbiamo una persona a me molto cara, che è Ortensia. Ortensia è una paziente che abbiamo seguito presso il centro cura per i difficili e mi scrive per avere un'informazione su come si deve comportare. Ecco, questa è la luce di Ortensia quando era già in fase avanzata di trattamento, poi dopo è ulteriormente migliorata con le tecniche che stiamo utilizzando qui presso il centro cura per i difficili di Ravenna, e poi attualmente è completamente guarita. Questa è la scheda che vi ho fatto vedere prima in parte di Ortensia e questa scheda fa vedere che Ortensia ha una buona circolazione del sangue, ma molto veloce. Come ho fatto vedere prima, ha un rapporto tra la caviglia e il braccio superiore a 1. Quindi è molto importante che Ortensia cammini.
deve fare molte passeggiate, se no il sangue non circola bene, ristagna e la gamba si gonfia di nuovo. Lei è preoccupata perché dice: con l'estate faccio fatica a portare le calze elastiche. E quindi ha poi il tornare indietro, e ha ragione, perché la misurazione elettronica della ferita ci dice che all'inizio aveva un'uccia di 34 centimetri quadri, e tanto perché sono 7 centimetri per 5. Dopo, ovviamente, adesso è completamente guarita. Ha paura di vedersi di nuovo un'uccia grande 35 centimetri quadri. Come deve fare? Deve assolutamente bere tanta acqua, utilizzare delle terapie che catturano il ferro e lo eliminano. Quindi sono degli integratori a base di acido alfa-lipoico, il tuo medico di famiglia li conosce e li saprà prescrivere, e dovrà ovviamente cercare di mangiare frutta rossa, che è praticamente molto buona, quindi frutti di bosco, mirtilli o altro. Ti fa bene, visto che vedo che ha una glicemia di 77, quindi è normale, posso dirtelo, un po' di cioccolato fondente, se ti piace, 70%. Sai che hanno i quadratini, quindi trippi quadratini corrispondono a 6 grammi e permettono ovviamente di avere un buon effetto che migliora la circolazione, l'umore e anche ovviamente il flusso del sangue, hanno una proprietà antinfiammatoria. Poi hai in pratica è molto importante che tu quando possa ti faccio controllare sempre il cuore, perché vedo che hai degli episodi di fibrillazione atriale. Non vorrei che mandassi, quando il cuore fibrilla, mandi circolo dei piccoli trombi che possono danneggiare questi piccoli i vasi periferici. Ora, se per tranquillizzarti, ricordati che il buco si è aperto perché sei caduta, e se è dalle scale, e quindi ha avuto un brutto trauma. Con un po' di attenzione e aiuto divino, se tu non caschi, la luce non si apre da sola. E comunque, in qualsiasi caso, sappi che noi siamo a tua disposizione, ormai sei i nostri computer, la nostra mente, il nostro cuore, e saremo in grado di saperti di chiudere la ferita, ma credo che ci vedremo soltanto per un caso. Io in pratica ringrazio tutti quelli che sono gli amici che ci hanno seguito pazientemente in questo interessante webinar e vi do appuntamento per lunedì 16 settembre per un altro argomento di estremo interesse per tutti quelli che ci seguono e che troverete ampiamente pubblicizzato nei nostri canali di comunicazione www.iperbaricoravennablog.it e nel nostro sito istituzionale www.iperbaricoravenna.it. Grazie ancora per l'attenzione, ringrazio la G&M Network per l'assistenza, in particolare Vito Lioce e Martina Cipriani, e sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione. Grazie, una gioia sentire.